facciamo tutte le conferenze, ma sto granchio. Ah, anche questa la puoi mettere anche. Doccia e si riparte. 5 e 5 del mattino, raga. Siamo pronti. Terrore di quando lasci una stanza d'albergo è il terrore che ti sei dimenticato qualcosa. Raga, sono le 6 e 10. Il volo è le 6:45. Siamo ancora in albergo. Io sono pronto da un'ora, però sto aspettando gli altri. E mi sa che il volo è perso. Niente, dovremmo prendere il prossimo. Come iniziare la giornata alla grande. Ok ragazzi, abbiamo provato ma l'abbiamo perso. Ora devo riandare a fare un po' di cose. No, nel frattempo Fabio sta occupando dei biglietti. Niente, inizia bene la giornata. Come vi ho detto, abbiamo perso il volo, abbiamo rifatto i biglietti, il volo parte fra 2 ore, abbiamo almeno già fatto il check-in. La nota positiva è che per la prima volta vado in Salento e non vedo l'ora, sapete quanto amo l'Italia. Comunque sono sveglio alle 4:30, anche stanotte sarà una lunga notte. E alla fine stiamo imbarcando. Lo Salento, lo sole, lo mare. Salento, lo sole, lo mare e lo iento. E lo iento. È venerdì, sono quasi le 7, fra poco inizia la presentazione dei vini di Candelà. Mi sono riposato un po', devo però finire di montare il vlog, andiamo a vedere giù. Facciamo tutte le conferenze, ma che cazzo è sto granchio? Ah, anche questa la puoi mettere anche. Raga, anche Clemente ha chiesto cos'è il granchio. Il tripod. Il tripod. Come si chiama? Tripod. No, perché io sono abituato col bungee. Il bungee. Quello che è sposti. Bungee. Devi salire a Londra. Ti aspettiamo a Londra. Portiamo. See you next time. Yes. Sa anche l'inglese. Un grande. Io dico solo Vincent Candelà. E niente, abbiamo fatto queste 3 bottiglie che le ha scelte Vincent, perché Vincent è un amante del Negromaro, che è salentino al 100%, e quando si pensava alla sua bottiglia ha detto mi piacerebbe farla con il Negromaro. Noi, avendo qualche vitigno di Merlot, si è pensato bene di dargli un po' questa identità anche francese, il tocco. Devi scoprire i vini, Fabio. Scopriamo i vini. C'è un po' di romanità, un po' di colore francese, il mio numero, il mio nome. La Tour Eiffel. In parallela si vede un po' la Tour Eiffel per ricordare le mie radici. Ma abbiamo un altro cliente pugliese che è il Wild Club. Oggi è il giorno dell'apertura, dell'inaugurazione. Veramente tanta roba, bellissimo ragazzi. Allora, i grandi ospiti che presentano i loro vini sono Clemente Russo, 2 volte campione del mondo. Non vado oltre perché alle Olimpiadi è arrivato secondo. Vieni Clemente. E poi Vincent Candelà.
eccolo qua, campione del mondo con la Francia, campione d'Europa, campione d'Italia con la Roma, Supercoppa italiana, eccetera eccetera. E poi sapete che nella squadra dei sogni di Fabio Cordella ci sono i vari Buffon, Ronaldinho, Schneider, Zamorano e altri ancora stanno arrivando. Fabio, non so cosa ti aspettavi, ma sa che è successo Onyx questa serata. Veramente, veramente bello. Raga, siamo appena rientrati in albergo. Wow, sono cotto, due giorni allucinanti ma bellissimi. Mi sono già innamorato del Salento, quindi dovrò tornarci con Marika. E siamo a sabato, raga. Sto lasciando l'albergo, stanotte ho il volo da Brindisi diretto per London Heathrow con British Airways. Come è andata ieri fa? Contento? Ma la faccia mia l'hai vista? L'hai vista la faccia mia? È andata come la faccia? No, è andata alla grande, però stanchissimi. Avevo un giudizio esterno, bellissima serata, sul serio. C'era un sacco di gente. Esterno, loro lo sanno che anche se sono qua e anche se un cliente, diciamo, ma è comunque esterno il giudizio, perché se non ci credete andate al Wild e provate i vini, che vedete che dico la verità. Gli ho dato qualcosa fuori busta. Lo sanno che io pago tutti quelli che, perché incontro un bel po' di gente nei video, e allora mi dicono, a volte mi dicono complimenti. L'ho pagato. Comunque dai, bellissima serata, fantastica. No, pienone bello, assoluto. Sì, bello. Si sono bevuti tutto il vino. Hanno mangiato. E adesso andiamo a far volare il drone e mettiamo qualche immagine anche qua. Un po' di ore prima di ripartire e mi stanno facendo con l'ospitalità pugliese come al solito, mi stanno portando un po' in giro e guardate che spettacolo qua. Io, vabbè, non ho parole, mi sono già un po' innamorato della Puglia ieri senza aver visto nulla e oggi ci sto lasciando un altro pezzo di cuore. Guardate qua. Che spettacolo, Bellissimo. E si riparte, raga. Ciao Puglia. E siamo arrivati a Londra, raga. Sono le 11 di notte più o meno. Anzi, le 11:40. Tre giorni fantastici. Grazie mille Fabio. Un saluto a Clemente Lucio e a Vincent Candelà. Sono stati gentilissimi. E a tutto il team Cordella, chiamiamolo così, perché c'è un sacco di persone attorno a Fabio che mi hanno fatto sentire veramente a casa. È weekend, quindi sapete cosa dovete fare. Uscite, divertitevi, uscite con i vostri amici. Mi raccomando, non bevete troppo. Fate quello che volete come al solito. E noi ci vediamo al prossimo episodio del Samus Vlog. Buona!